inadempienze e omissioni nella vicenda di via Cerasaro. Nel corso di un'apposita conferenza stampa indetta dai residenti della via nel centro storico di Rossano, incentrata sul delicato caso che riguarda un 52enne del posto abbandonato a se stesso in condizioni igienico-sanitarie allarmanti, sono state illustrate una serie di inadempienze addebitabili alla pubblica amministrazione, a cui è stato chiesto un intervento di bonifica dell'intera area, a tutela della persona interessata e dei residenti che vi abitano, intervento che si attende da 3 anni. All'incontro con gli operatori della stampa hanno preso parte rappresentanti della Chiesa, esponenti del mondo dell'associazionismo e del movimentismo civico. Dovrebbe essere fatto un intervento obbligatorio, mirato almeno per salvaguardare la sua salute per come è adesso. Un uomo lasciato per 3 anni in una discarica tra topi ed escrementi nell'indifferenza delle istituzioni. Tra le rappresentanze il movimento nazionale ambientalista Stop Animal Crimes, i cui componenti nei giorni scorsi sono riusciti ad entrare nell'immobile consentendo finalmente il recupero e il trasferimento al canile dei 2 cani ivi rinchiusi in condizioni palesemente incompatibili con la loro natura e fonte di gravi sofferenze. Ed è per queste ragioni che è stata preannunziata un'ulteriore denuncia alla Procura della Repubblica. È per il cattivo odore, quando arriva un puzzo tremendo, tremendo, non si può stare nemmeno 5 minuti a respirare sul terrazzo. È un'indecenza, è una vergogna, oltre che un fatto di pericolo pubblico per l'incolumità delle persone che vivono nel quartiere. Illustrata una corposa documentazione con le numerose denunce sporte in questi anni in tutte le sedi, inclusa una querela per omissione d'atti d'ufficio nei confronti del comune di Corigliano Rossano. Costituito un comitato presieduto da Lenin Montesanto che ha tenuto l'incontro con la stampa. Innanzitutto ho voluto dimostrare come siano documentate gravissime e inconfutabili le omissioni dell'amministrazione comunale rispetto alle richieste di intervento di bonifica urgente di questo sito, che sono datate sin dal 2019, 3 anni di richieste che hanno coinvolto ASP, Polizia Locale, tutte destinate all'amministrazione comunale ai diversi livelli, e l'amministrazione in 3 anni non è mai intervenuta a tutt'oggi, cosa che ha confermato anche lo stesso interessato qui nel corso della conferenza stampa, dicendo che non è mai stato contattato, non c'è stato mai nessun intervento, interlocuzione, nessuna forma di dialogo perché si bonificasse il sito nel quale da 3 anni vive, che è una discarica. A tutt'oggi, dopo anche la sottrazione dei cani da parte dell'associazione animalista, con un intervento importante che è riuscito a entrare in quella casa, a far vedere quello che c'era, ancora a distanza di 3 giorni da quelle immagini che stanno girando dappertutto e che dimostrano lo stato di totale inciviltà insomma, del quale ci dovrebbe tutti vergognare, ancora ad oggi l'amministrazione comunale di Corigliano Rossano non è stata in grado di emettere una normalissima ordinanza di igiene ambientale, che non ha nulla a che vedere con l'eventuale attività o relazione dei servizi sociali. L'emergenza igienico-sanitaria si risolve a prescindere da privacy e servizi sociali, e a tutt'oggi un intero quartiere risulta agli arresti domiciliari per un semplicissimo intervento mai effettuato, mai previsto da un'amministrazione che sul punto è totalmente latitante. È proprio questo uno dei punti sui quali si sta discutendo, cioè la violazione del domicilio, della riservatezza. Ecco, in questi casi si può parlare di violazione o dovrebbero essere prevalenti altri principi? Sono previsti dalle leggi e dai regolamenti europei. Non esiste supremazia della privacy rispetto a questioni di incolumità pubblica, di sanità pubblica e di, appunto, di salute anche. Chi ti deve pulire in casa? Non lo so. Quelle cose. Noi stiamo chiedendo all'amministrazione che ti venga a pulire in casa. Domani mattina. Sono 8 giorni che lo stanno dicendo. Tre anni. Noi ci auguriamo che vengano domani mattina, così tu potrai vivere in un posto pulito, tu e noi. Noi lo stiamo chiedendo per te. Che sono state consegnate 3 relazioni formali ai loro superiori, quindi ai dirigenti degli uffici servizi sociali e quindi anche al sindaco e all'assessore al ramo, in cui si propongono per 3 volte gli stessi provvedimenti: nomina di un amministratore di sostegno per la persona interessata e bonifica del sito. 3 relazioni in 3 momenti diversi che richiedono la stessa cosa, alle quali l'amministrazione comunale non ha fatto seguito, ancora una volta con latitanze e gravissime omissioni. Se dovesse perdurare questo atteggiamento silente, in quale direzione si andrà?
La vera amarezza è questa, la latitanza, diciamo, il silenzio da parte della Procura alla quale presso la quale abbiamo sporto una querela per omissione data d'ufficio, perché ci sono delle omissioni gravi e noi chiediamo che si indaghi rispetto agli eventuali responsabili. Un silenzio assordante che dura da 2 anni, io non penso che servano 2 anni di indagine per verificare quanto abbiamo scritto o anche per smentirci, quindi noi riteniamo che le prossime iniziative saranno quelle di, come dire, di indagare su chi dovrebbe indagare. Quel che si chiede è l'emissione di un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, della messa in sicurezza dello stabile e di un intervento di aiuto e sostegno nei confronti del 52enne.